Benvenuti a Dubai, siamo nel luogo tipo e simbolo di Expo 2020 dove, negli Emirati Arabi Uniti, dove la regione Lombardia inaugura il suo spazio presso l'hotel Intercontinental a Marina Dubai. Uno spazio particolare, oggi presentato alla stampa, e nella fattispecie sentiamo subito il presidente della regione Lombardia commentare il perché di questa scelta e che cosa si troverà qui nello spazio Innovation House. È una scelta che è nata un anno fa parlando con il professor Resta, con il professor Sianesi, presidente della Fondazione Politecnico. Abbiamo deciso di fare questa presentazione un po' particolare, nella quale noi vogliamo innanzitutto presentare le nostre eccellenze, le eccellenze nel campo dell'innovazione e della ricerca, nella quale vogliamo quindi mettere di fronte al mondo, rappresentare di fronte al mondo la nostra realtà. Credo che sia un'iniziativa che ha riscosso già fino ad oggi grande successo, anche perché attraverso questa iniziativa possiamo mettere in contatto il mondo delle nostre aziende, delle nostre realtà, il mondo delle nostre università con il resto del mondo. Grazie al Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Sentiamo adesso l'assessore regionale all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, per capire come innovazione e sostenibilità possano declinarsi in un contesto come questo. Abbiamo voluto aprire questo spazio con un'iniziativa dedicata all'economia circolare. Perché? Perché il tema di Expo è connettere elementi, guardare al futuro, e se guardiamo al futuro, la sostenibilità è la strada che dobbiamo imboccare, è la prospettiva cui tutto il mondo sta guardando, e in particolare dentro il tema della sostenibilità, l'economia circolare, cioè un modo diverso di usare la materia, di riutilizzare i prodotti, di fare in modo che tutto sia visto come una risorsa, è la prospettiva concreta su cui la Lombardia ha molto da dire, perché su questo fronte noi siamo, è bene ricordarlo, una regione all'avanguardia in Europa e nel mondo, sul sistema di trattamento dei rifiuti, sulle tecnologie per riutilizzare la materia. Siamo per esempio i più grandi produttori al mondo di pannelli di legno da recupero, e così vale per tanti altri ambiti, e dunque le nostre imprese avranno l'opportunità di mettere in mostra questa loro capacità e di proporla a tutto il mondo. Della delegazione della Regione Lombardia guidata dal Presidente Fontana e in missione istituzionale a Dubai fa parte anche Alan Christian Rizzi, che è il sottosegretario alla Presidenza con delega ai rapporti con le delegazioni internazionali. Sottosegretario, in che rapporti siamo con gli Emirati e che prospettive abbiamo? Abbiamo delle prospettive di crescita davvero importanti, tenendo conto che la Lombardia interscambia col mondo intero più di 260 miliardi di euro. I numeri di questi primi mesi del 2021 ci fanno indicare che l'esportazione ha dei numeri veramente straordinari. Con gli Emirati Arabi la Lombardia più o meno interscambia 1,5 miliardi di euro, di cui il 99% è esportazione, quindi abbiamo una possibilità di crescita straordinaria, un mercato che possiamo conquistare nell'arco di pochi anni. Quindi la nostra presenza qui indica ovviamente questa volontà, andare in questa direzione, presentare le nostre eccellenze, che sono tante, e fare in modo che quell'interscambio possa nell'arco degli anni aumentare. La cerimonia di inaugurazione della Innovation House e della presenza di Regione Lombardia a Dubai, anche il presidente della Fondazione Politecnico. Allora, professore, voi avete lavorato tanto per mettere a punto la macchina. Quali sono gli elementi che caratterizzano questa nostra presenza qui a Dubai? Beh, allora, innanzitutto parto dicendo che Fondazione Politecnico da sempre ha avuto nella sua mission accompagnare le imprese nel percorso di dialogo con l'Ateneo, con il Politecnico. Più recentemente a questa mission si è aggiunta la chiave internazionale, e quindi questa è un'occasione per noi fondamentale per riuscire ad adempiere la nostra missione di accompagnare le imprese lombarde, italiane in generale, nel loro percorso di sviluppo internazionale. Per fare questo abbiamo di fatto progettato Innovation House, che è un contenitore che segue di fatto le logiche del fuorisalone. È organizzato in di fatto due ambienti: un primo ambiente dove si possono organizzare
fatemi dire, delle conferenze o degli eventi tradizionali, e un secondo ambiente invece dove abbiamo voluto mettere in mostra il bello della nostra regione in termini di capacità, no, di design e arredo, e organizzare un ambiente perfetto per tutto quello che riguarda l'attività di networking. Grazie professor Sianesi. Allora chiudiamo con il presidente della Regione Lombardia. 6 mesi per raccontare la Lombardia al mondo, presidente. Per raccontare i progetti nel campo dell'innovazione, mi permetto di ricordare l'Hydrogen Valley, mi permetto di raccontare Fili, il più grosso intervento di rigenerazione urbana a livello europeo, per raccontare le tantissime iniziative che stiamo portando avanti, ma anche mostrare la nostra regione in tutti i suoi aspetti, nel suo territorio, nella sua arte, nelle sue peculiarità enogastronomiche, e non ultima, anzi con un particolare accenno, nel febbraio del 2022 presenteremo le Olimpiadi di Milano Cortina, che si svolgeranno sul nostro territorio nel 2026. Grazie allora ai presenti a questo punto stampa. Noi da Dubai restituiamo la linea e buona giornata e buon lavoro.